Centinaia di persone a passeggio con la famiglia a godersi la domenica di sole nella città senza auto. Fino alle 4 del pomeriggio, ciclisti più o meno allenati, ragazzi a bordo di skateboard e pattini, genitori con passeggini ed anziani senza fretta. Torna Recycle, la manifestazione dedicata al divertimento, alla mobilità sostenibile e al riuso. E Piazza del Tribunale diventa l'epicentro delle tante iniziative in programma. La marcia di 10 km vivi città, una non competitiva di 5 km ed un percorso per bambini. E poi esibizioni di ballo, ginnastica e riciclo magia e gli immancabili stand culinari. Molto più bella senza le auto. Credo sia un'ottima iniziativa, molto carina, divertente. È una bella festa per stare in compagnia con i bambini e con le biciclette all'aria aperta. È a portata soprattutto di famiglia, per chi ha bambini e figli è ottimo, ma anche semplicemente per uscire, camminare, non trovare traffico. Per trovare persone meno entusiaste basta però spostarsi ai corridoi d'entrata e uscita da Bolzano, dove la polizia municipale ferma e multa gli automobilisti meno informati. Io non sono di Bolzano, ero qua semplicemente di passaggio, non avevo modo di sapere questa sanzione e comunque del divieto. A fine giornata le contravvenzioni sono state in tutto 140.